Pompeo. Stasera purtroppo il sindaco ha avuto un imprevisto, quindi ci sono io, il sindaco. Siamo qui appunto per distribuire le borse di studio che l'amministrazione comunale mette a disposizione ogni anno per i ragazzi meritevoli della nostra cittadina. Quest'anno sono 17 borse di studio, più una offerta dalla famiglia Manzoni in memoria della signora Antonietta Manzoni, che come vedete questa sala consiliare è dedicata a lei, è stata sindaco del nostro comune. Io sono molto felice di darvi queste borse di studio, siamo molto orgogliosi perché comunque è giusto premiare l'impegno che voi ragazzi mettete nello studio e speriamo che in un futuro potete dare anche lustro alla nostra cittadina proseguendo gli studi nel miglior modo possibile. Grazie. Gabriele Gazzera. Alessandro Villaggio. Pietro Mazzoleni. Passiamo alle scuole superiori. Elisa Benuta. Luca Salvi. Lorenzo Rota. La consegna della borsa di studio in memoria che va a Rota Edoardo. Thank you.
amministrazione per questa opportunità che anche quest'anno ci ha dato di dare questa borsa di studio unicamente a quelle che l'amministrazione dà. È una borsa di studio che come famiglia abbiamo istituito 5 anni fa, quando questa sala consiliare è stata intitolata appunto a Antonietta Manzoni, che sarebbe mia zia. E niente, una borsa di studio, la zia è stata sindaco del paese dall'80 all'85, unitamente al suo fare, mi viene in mente la palestra comunale, per intenderci, che noi conosciamo tutti oggi, è stata costruita durante il suo mandato, unitamente al suo fare c'era il suo interesse verso i giovani, verso la cittadinanza, verso una crescita culturale e sociale della cittadinanza, e quindi ci sembrava giusto continuare in questa opera. E niente, come borsa di studio noi abbiamo messo questo titolo, questo premio al merito scolastico sia di stimolo per il giovane studente a crederci sempre, ad essere curioso e testardo nella costante ricerca del progredire per riversare la propria conoscenza in aiuto della comunità silenziosamente e senza apparire, appagandosi solo nel fare del bene. Io ringrazio ancora la famiglia di Mantoni per questo gesto, perché comunque è un bel segno, resta vicino alla